Inter School, siamo alla clausura 2016 e oggi giocheranno in un'importante finale i The Shield contro i Jokers. The Shield che hanno vinto il campionato di Serie A, quindi sono arrivati di diritto in questa finale, mentre il cammino quello più tortuoso l'hanno avuto sicuramente i Jokers, che vengono da una bellissima semifinale vinta dai Gori contro gli FC Magma Waste, ma oggi perdono un evento importante come Marco D'Agostino, che si è fatto squalificare in semifinale, ha preso un giallo molto pesante, era diffidato e quindi salta automaticamente questo appuntamento importante. Però i Jokers sicuramente cercheranno di non fare rimpiangere la sua assenza, che comunque D'Agostino è uno che ha anche esperienza perché ha giocato tantissime partite di questo livello, mentre The Shield hanno, che diranno, Alberto Miranda, che è un giocatore davvero strepitoso, è un jolly a tutto campo e sicuramente darà del filo a torcere ai suoi avversari. Ma anche il pubblico, c'è il colpo d'occhio, però tutto maglia bianca, quindi saranno tutti i tifosi dei Jokers. Chissà se magari il fattore campo potrà incidere in questo final day. Due arbitri, come in ogni finale, arbitro di Caccamo e il signor Cultrona, due nomi, due garanzie. Quindi manca solamente il calcio d'inizio per dare al via alle danze, per aprire lo spettacolo, ovviamente targato Progetto Inter School. A tra poco. Palla lunga, ma non c'è nessuno. Squadra in fase di studio in questi primi minuti di gioco. Shortino. Cipolla. Guarda in avanti, prova a lanciare un po' a casaccio. Però attenzione, sbagliano i Shield. Ne approfitta Cipolla, Prince Valli. Dice di no. Prima ghiotta vera, palla gol del match. Adesso Cipolla prova a uscire lui a palapiede, occhio perché Puglisi bravo a tenere la palla lì. Ora escono i Jokers con le mezza pelle, Shortino in mezzo, non arriva qua, viva per poco. Rimessa laterale, Miranda al lanciare lungo, quello contro Parisi, arriva Gennaro che esce dalla difesa, si allarga, lo supera con mezza pelle, Gennaro poi svirgola il pallone e allora sono i Jokers a uscire in contropiede, bravo Puglisi a riprendersi il pallone, Cipolla poi gli barra la strada, attenzione, tutto regolare, Puglisi la manda fuori, occhiataccia poi di Puglisi verso il signor Cultrona, voleva farlo ma ha fatto scorrere il direttore di gara. Prinzi Valli, Miranda, qui rischia troppo Miranda, regala la rimessa ora agli avversari, palla per mezza pelle, il sinistro, si sblocca la finale, mezza pelle, un sinistro
finale e arriva già la festa con i tifosi, ma c'è ancora molto da giocare. Attenzione! La rimessa credo è rossa. Tutta male la rimessa, occhio a Shortino che ha la palla con Piovelo avanti, ma bravo Puglisi a rubare il pallone, poi attenzione a Mezzapelle che vince in ballo, ancora Mezzapelle che la mette in mezzo, Acquaviva non passa il pallone, non è finita, Acquaviva adesso è chiuso, non trova Varchi, prova ad allargarsi, Gennaro bravo a chiudere gli spazi, ma la palla qui è uscita. Rimessa laterale, battuta Puglisi, ancora Miranda, prova di staccarlo Shortino, poi Prezzevalli! Accarezza il palo, Cicerone è battuto, ma la palla non è entrata. Ciofalo, occhio a Siracusa lì, se la cava Shortino, ancora Shortino insiste, prova a fermarla dietro Prezzevalli, poi qua vive in mezzo, Ciofalo! Ciofalo! La porta sul 2-0! E attenzione perché il vantaggio ora diventa importante per la squadra bianca, Ciofalo! Siracusa, palla per Miranda, Siracusa che si fa vedere avanti, Miranda prova la giocata, Miranda la mette in mezzo, Siracusa che palo ha preso, incredibile, non è finita l'azione, Miranda dietro per Giangrasso, avanza lui, Prezzevalli ancora Giangrasso, ma il palo di Siracusa poteva riaprire il match, attenzione Jokers, Shortino, finta qui Shortino, supera Miranda, Shortino entra in aria, palla pericolosa e calcio d'angolo per i Jokers. Rimessa laterale, Ciofalo in mezzo, Shortino limita l'area, prova a saltare tutti, la palla lì e poi il palo incredibile, Shortino! Shortino! Deve solamente soffiare a quel pallone, forse voleva concedere il gol a Acquaviva, ma la palla ha preso il palo il Shortino per evitare, diciamo, complicazioni. L'ha messa lui dentro per il 3-0 Jokers. Cocco, Marciglio, palla lunga, attenzione, diventa un tiro e Prezzevalli attento e manda in calcio d'angolo. The Shield è davvero no in questi primi minuti del match. Gennaro, Miranda prova a cercare qui Parisi, prova a girarsi dietro ancora per Miranda, prova il tiro da lì, la spizzica Cicerone in calcio d'angolo. Ciofalo, bella la giocata per Mezzapelle, contropiede pericoloso dei Jokers, sta stando anche Cocco, palla per Ciofalo, Alessandro Ciofalo, è il 4-0 dei Jokers, è solo primo tempo, ma è la festa praticamente quasi tutta bianca in questo final day. La rimessa laterale è in favore di The Shield, Termini in mezzo, Parisi ancora Termini, l'apertura dall'altra parte per Miranda, il gol è valido, sembrava fosse fuori il pallone e Miranda l'ha messa dentro per il 4-1 grazie anche alla deviazione di un difensore, quindi si può dire final day riaperto. Mezzapelle dietro per Cipolla, lunga qui, chiude Gennaro, poi Parisi, l'apertura per Pugliese, forse c'è stata deviazione, no, rimessa dal fondo, Parisi protesta, occhio perché adesso ci avviciniamo alla fine del primo tempo, avanzano i Jokers, non arriva Shortino, spingono i The Shield, il gol del 4-1 ha fatto bene a loro, qui perde palla Parisi, Cipolla, ricomincia lui, Mezzapelle, si accentra lui, Mezzapelle, bello il taglio per Shortino, vuoto Pasquale Prezzevalli, e credo che sia rimessa dal fondo, sì. Larghi esterni. Senza cazzate adesso. Gennaro. E arriva adesso il fischio finale del primo tempo con il parziale che vede avanti i Jokers per 4-1. Poco fa i The Shield hanno provato a riaprire questa finale grazie al gol di Miranda e vedremo un po' che secondo tempo sarà. Mezzapelle in avanti qui, Acquaviva anticipato da Termini, buon secondo tempo, vedete Shield che stanno spingendo qui con Miranda, Cicerone in calcio d'angolo, palla in mezzo di Miranda, Cipolla chiude e poi attenzione al contropiede dei Jokers con Shortino, si allarga Cipolla, Shortino però lo ignora e adesso questa è la palla pericolosa, avanzina The Shield, Gennaro per Termini, attenzione, è 4-2, è 4-2 e qui comincia un po' a vacillare il vantaggio dei Jokers perché The Shield segnano ancora e la portano sul 4-2 con Alberto Termini.
ancora Cipolla, proprio lo slalom qui, ma viene fermato la Siracusa. Poi bravissimo Cipolla a tornare sul suo avversario, attaccano i Jokers, palla ancora qua viva, vuole il dreaming, qua viva traversa, gol! Che gol di acqua viva! E i Jokers tornano a segnare e tornano a difendere qui il loro vantaggio, portandola sul 5-2. Qui vediamo i giocatori del Shield protestare con il signor Cultrone, non capiamo il motivo, ma i Jokers adesso conducono per 5-2. Sciottino, Ciofalo, Sciottino, prova a chiudere Siracusa, mi si allunga un po' troppo, Sciottino, attenzione, ruba palla, attenzione, Sciottino, che cosa si è divorato Sciottino, adesso è decide proprio a uscire, c'è un uomo a terra, ma si continua, Prezzivalli, prova a cambiare l'altra parte, per Gennaro, la tiene in gioco, Gennaro guarda in mezzo, ma sbaglia tutto. Fischia il signor Di Caccamo, Sciortino, questo è uno schema, palla per Cipolla, contro lui, dribbling, Cipolla, entra in aria, c'è Ciofalo libero, attenzione, qualche problema del controllo, Ciofalo in difficoltà, adesso viene chiusa da ben due uomini degli Shield, poi Sciortino, si ricomincia dietro, Sciortino, cerca l'acqua viva, poi in mezzo ancora per Ciofalo, Sciortino, prezzi e palle, è stato bravo qui il pochere dei The Shield, ma l'azione non è finita, attacco dei Jokers, quando è Sciortino, non passa il pallone, recupera acqua viva. Ciofalo, palla in avanti, attenzione, acqua viva! E c'è il gol di acqua viva! Qui anticipato Prezzivalli, acqua viva la porta sul 6-2! Tutti a festeggiare il giocatore dei Jokers che realizza la doppietta personale. E qui intanto il signor Cultrone esce il primo giallo ai danni di Luca Prezzivalli che protesta del fallo di poco fa. E quindi ora stiamo sul 6-2. Palla lunga di Cipolla, Miranda a chiudere su Cocco, poi Miranda a mettere in mezzo, Parisi è troppo solo lì, ma se la cava, tiro però troppo debole per impensierire Cicerone. Cipolla, palla in avanti, attenzione Cocco, è solo! Cercava gloria qui Cocco, non c'è riuscito! Palla in mezzo! Non perfetto Cicerone! Sul secondo palla è arrivato Miranda, forse nemmeno si aspettava questa palla. Errore di mezza palla, Gennaro traversa gol! Stiamo sul 6-3, guardiamo il cronometro, siamo al 21esimo minuto di gioco. Ci vorrebbe però un miracolo per i The Shield di recuperare questa gara. Siracusa, prova a fermarlo Sciortino, poi mezza pelle, gioco pericoloso però, calcio di punizione per le Shield, Gennaro cerca di non perdere tempo, Miranda in mezzo, Parisi è solo, Cicerone, la palla che non è lì, adesso Sciortino deve allontanarla subito, e ce la fa Sciortino. Il duello con Miranda, e c'è la deviazione, calcio d'angolo in favore dei The Shield che vogliono chiudere questa finale in attacco. Miranda, palla in mezzo Cicerone, a regalare il secondo angolo, ma non c'è più tempo. E i Jokers sono i campioni della clausura 2016, clausura Interschool. I Jokers sono i campioni del progetto Interschool. Adesso sono pronti a entrare i tifosi, grandissima partita, dominata dal primo minuto. Hanno rischiato di farsi subire all'inizio del secondo tempo, però i Jokers sono stati in pieno controllo della partita. Il risultato finale 6-3, che scendono provati in tutte le maniere a riaprire la partita. Ma oggi c'è stata solamente una squadra in campo, quella di Alessandro Ciofalo. Adesso tutti a festeggiare, addirittura Cocco, il beniamino della squadra. È davvero una bellissima finale, non solo in campo, ma anche dagli sfarti. Grandissimo pubblico. Io allora vi saluto e vi dico che la stagione Interschool non finisce qui, perché in estate saranno gli europei e poi i classici appuntamenti estivi, quelli del sotto le stelle. Primo sarà quello del 10 giugno. Ringraziamo tutto lo staff, ovviamente Piero e Ivan, e grazie a loro se c'è tutto questo. Adesso ci sarà spazio per la preparazione finale, con i Jokers pronti ad alzare in cielo la coppa. Adesso riprenderemo la festa
della squadra di Ciofalo. Ringraziamo anche due direttori di gara, signor Coltrano e signor Di Cattamo, impeccabili. Questo per te, eccolo poi i Jokers che fanno assaggiare la stagione con i tifosi. Complimenti ai Jokers, sono loro nuovi campioni della classe 2016, entrano anche loro di diritto nella storia del progetto del Sud. E allora vi do appuntamento, ricordiamo ancora in estate per gli europei, per il Sotto le Stelle, e poi è uscito da poco il bando, apertura 2015-2016, l'Inter School non finisce mai. Ciao ragazzi, ciao da Male Butetta.